non è propriamente un libro true crime, ma è un libro che sicuramente si adatta perfettamente ai gusti di coloro che amano il genere. È un volume per la prima volta stampato in Italia e in italiano, è un volume del 1890 di Alphonse Bertillon. Come dicevo, è un libro particolare, nel senso che è un manuale di fotografia per uso, diciamo, delle forze dell'ordine dell'Ottocento e che per la prima volta viene stampato e tradotto in Italia. Autore Alphonse Bertillon. Chi era Alphonse Bertillon? È considerato a tutti gli effetti il padre della polizia scientifica. È un funzionario della prefettura di polizia di Parigi, che nella seconda metà dell'Ottocento inventa un sistema per identificare senza ombra di dubbio i criminali. Nel XIX secolo, infatti, c'era il problema dell'identificazione, in quanto un criminale che veniva arrestato e magari non era stato fermato dagli stessi poliziotti poteva dichiararsi sotto un altro nome, magari si trattava anche di un ricercato per altri tipi di reati e questo sfuggiva alle maglie della giustizia. Bertillon inventa un sistema per un'identificazione certa, siamo ancora un po' lontani dall'introduzione delle impronte digitali che arriveranno qualche anno dopo e rifacendosi agli studi frenologici e fisionomici degli alienisti dell'epoca, introduce un sistema di identificazione attraverso 9 misure antropometriche che vanno dall'altezza, l'estensione delle braccia, le dimensioni del torace e così via. Non ci sono quindi le impronte digitali, però Bertillon ha l'intuizione, è il primo ad avere l'intuizione finalmente di utilizzare una moderna tecnologia appena inventata per scopi giudiziari, ovvero la fotografia. E qui ecco che abbiamo appunto questo manuale La fotografia giudiziaria, dove Bertillon ci spiega per quali ragioni si utilizza il suo sistema, perché funziona, e abbiamo l'introduzione di quello che abbiamo tutt'oggi del profilo destro e della fotografia frontale del criminale. In questo caso in copertina non è un criminale, ma è lo stesso Bertillon a prestarsi alla macchina fotografica. E questo sistema è tutt'oggi in vigore praticamente in quasi tutte le polizie del mondo, magari con qualche variante. Magari negli Stati Uniti troviamo invece del profilo destro, troviamo il profilo sinistro. Perché Bertillon utilizza il profilo destro? Semplicemente per convenzione, perché magari se un criminale che proviene dalla Francia viene fermato in Italia e poi fotosegnalato, se entrambi i paesi utilizzano il profilo destro, ecco che si potrà comparare le due fotografie molto più facilmente e in modo molto più efficace. Infatti, tutt'oggi anche noi in Italia utilizziamo il profilo destro. Bertillon era come dicevo, un funzionario della prefettura di polizia di Parigi, molto scrupoloso, che con questo sistema rivoluziona l'identificazione giudiziaria. Questo è un manuale che consente di capire non solo come si faceva all'epoca il cosiddetto fotosegnalamento, ma ci dà anche una conoscenza diretta di quello che è stato tramandato ai giorni d'oggi. Quindi troviamo tutta una serie di immagini che sono corredate al testo, che ci raccontano non soltanto come venivano effettuati i fotosegnalamenti, c'è addirittura una piantina della prefettura di polizia di Parigi con il laboratorio che veniva utilizzato per fare sia i fotosegnalamenti che poi lo sviluppo delle lastre, perché non erano pellicole, erano proprio lastre in vetro. Qui vediamo come l'operatore al buio doveva
adoperare queste lastre con una certa cautela. E qua abbiamo tutte le nove misurazioni antropometriche che venivano utilizzate prima dell'introduzione delle impronte digitali. Il sistema di Bertillon sarà poi a fare da spartiacque al sistema italiano, al cartellino italiano, che migliorerà quello di Bertillon, introducendo insieme le impronte digitali, la fotografia e una descrizione particolareggiata del criminale non attraverso dei numeri. E questo viene chiamato ritratto parlato. Il volume non tratta soprattutto del sistema del ritratto e del fotosegnalamento, ma anche qualche immagine e qualche si sofferma non tantissimo anche sulle prime indagini fatte dalla polizia scientifica francese fine 800 sulle scene del crimine, quindi casi della seconda metà dell'Ottocento trattati da Alphonse Bertillon, che avevo già visto in alcuni casi in quest'altro libro che è in inglese, che è Crime Album Stories, che contiene all'interno delle fotografie di scene del crimine fatte con il banco ottico su lastre di vetro e raccolte dentro questo volume che ci racconta anche le storie dei casi che venivano affrontati. Se siete più interessati a come si facevano le fotografie sulla scena del crimine, vi consiglio magari questo testo anche se è in inglese. Tornando alla fotografia giudiziaria, che altro dire? Questo libro lo consiglio, non lo consiglio? Sì, lo consiglio sicuramente a tutti gli appassionati, soprattutto di criminologia, di criminalistica, perché secondo me è un testo fondamentale che non può mancare negli scaffali di tutti gli appassionati e studiosi. Non è neanche tanto caro, costa 18 euro, quindi reperibilissimo per l'editore Scalpendi, e lo consiglio anche a coloro che sono appassionati di fotografia perché in questo testo si può vedere e assaggiare proprio com'era la tecnica fotografica nella seconda metà dell'Ottocento, quindi agli inizi, e com'è cambiata rispetto ad oggi. Vedere quanto poteva essere per certi versi complicata e per altri versi invece per chi ha un po' di dimestichezza con gli apparecchi fotografici, beh, è qualcosa di non così complicato che ci si potrebbe anche approcciare con un po' di pazienza. Voi conoscevate Alphonse Bertillon, ne avete mai sentito parlare? Cosa ne pensate? Avete già questo libro tra le mani, lo avete letto? Scrivetemelo nei commenti e se vi va iscrivetevi al canale, mettete un like, questo mi aiuterà a farlo crescere. E per questo ci fermiamo e ci vediamo alla prossima puntata.